Ottava giornata, penultima del girone d'andata, all'Ambiente Stadium la Fair Play Messina di mister Valerio Leto ospita, sotto età di un anno, gli under 14 della New Eagles. Quattro le sconfitte che accomunano sia i bianconeri che i giallorossi, due formazioni che programmano senza alcuna fretta un futuro a lungo termine laddove il risultato è un fattore nullo. Fair Play Messina che ha rimediato contro la nuova rinascita Batti una sconfitta per 2-0, destino che lega anche gli orlandini caduti a domicilio nell'ultimo turno nel derby contro l'Academy Sant'Agata. Mister Valerio Leto schiera questo 11: De Paola, Calabro, Ilardo, Vinci, Cintorrino, Prugno, Brigandì, Paratore, Molonia, Pizzo, Sciabarasi. A disposizione del tecnico bianconero Passari, Cafarelli, Quartuccio, Galletta, Gervasi, Fiumano, Zanghi e Tramontana. Passiamo al film del primo tempo grazie all'immaginazione di Francesco Morabito. Un minuto il Fair Play Messina in vantaggio, il pallone finisce tra i piedi di Molonia che scaglia questo mancino, il portiere non ci arriva, bianconeri in vantaggio 1-0 all'Ambiente Stadium di Visconti. Il mancino perfetto da parte di Molonia piega le mani del portiere avversario. Minuto 5, New Eagles che cerca la reazione con Fabio che mette il pallone per Granada, va a mandare la corsa di Frisenda, c'è l'uscita all'estremo difensore De Paola che gli sbara la strada provvidenziale qui il numero 1 bianconero. Minuto 12, il pallone finisce per Sciabarasi, a sinistra crossa per Molonia che supera il portiere ma c'è Calanna che salva tutto sulla linea, si salva la New Eagles. Minuto 15, proprio gli orlandini che cercano l'offensiva con De Angelis che scappa a sinistra, poi Calabro all'ingresso in area lo tocca per il direttore di gara, questo e fallo dal limite. Minuto 25, Fair Play Messina che cerca il raddoppio, il pallone viene breccato con Paratore che sorvola l'incrocio dei pali. Minuto 32, il pallone viene invece scaricato all'indietro all'indirizzo di Granada, cerca il sinistro, anche lui non trova la mira giusta. Fine primo tempo all'Ambiente Stadium di Visconti, il Fair Play Messina in vantaggio 1-0, decide il gol realizzato da Francesco Molonia. Possiamo partire col film della ripresa al 36esimo, subito i locali con Pizzo che manda Brigandì, il cross dalla sinistra dove c'è Molonia, colpo di testa, doppietta e gol del 2-0. Minuto 39, il Fair Play Messina spinge, c'è un calcio d'angolo e c'è sempre lui, il man of the match della partita, Molonia, fa triplette e chiude di fatto la contesa. Minuto 42, entrano Galletta, Quartuccio e Tramontana, fuori Calabro, Sciabarasi e Prugno. Minuto 49, entrano Gervasi e Fiumano per Pizzo e Ilardo. Minuto 54, tocca a Passari e Cafarelli per De Paolo e Molonia. Minuto 57, attacca la New Eagles, azione solidaria da parte di Fabio che sterza, poi cerca il mancino tra le braccia del neo entrato Passari. Minuto 62, il Fair Play Messina con Vinci che cerca il filtrante all'indirizzo di Brigandì, si presenta davanti alla porta Brigandì, tagliata la difesa ospite, Brigandì uno contro uno e pallone che finisce in porta, 4-0 Fair Play Messina. Minuto 66, azione personale affidata ai piedi di Paratore che qui si incunea tra le maglie avversarie, mette un pallone delizioso, Brigandì davanti al portiere stavolta viene ipnotizzato, c'è la conclusione di Cafarelli che cerca il gol del 5-0 e trova solamente la traversa a dirgli no. Al 70esimo cerca il gol della bandiera la formazione della New Eagles ma c'è la chiusura dell'estremo difensore Passari che garantisce anche il clean sheet alla formazione di mister Valerio Leto che chiude così l'ottava giornata, poker ai danni della New Eagles, vince il Fair Play Messina. Un cordiale saluto amici di Wii Sport e come sempre alla prossima.